purtroppo, io l'ho sempre detto, la sensibilità non è per tutti. E neanche arrivare a ragionamenti di questo tipo, perché tante volte le persone dicono, vabbè, ha fatto bene, punto. Invece, come ti ho detto prima, abbiamo ragioni sia io che tu. Tu per determinati motivi, l'ho già detto, io per altri motivi. Ok. Aspetta. Durato poco. Poco. Peccato. Che è successo? Mi ha girato la telecamera da solo. Va benissimo. Guarda cosa c'è qua. Ok. Si torna su. Vabbè, può succedere. Una valchiria. Cosa ti manca per platinarlo? Se è qualcosa di spoileroso, dimmi, è una cosa spoilerosa. Così non mi fai spoiler. Eccola. Ok, allora devo cambiare. Ah! Però complimenti. L'ho sentito anch'io. Ho sbagliato il tasto, per quello che m'ha fregato. Perché volevo cambiare le frecce ad Atreus. Semplicemente. Cioè, la mia cosa imbarazzante è che tutte le volte mi dimentico i tasti, è una roba allucinante. Ok, è decisamente forte. Su questo non avevo dubbi. Perfetto, sei molto simpatica, ma no. L'attacco accecante ti basta guardare a terra e poi girare. Sì, no, non è quello, è che non mi ricordo qual è il tasto per cambiare le frecce ad Atreus. Semplicemente quello. Mi pare che era la freccia, ma non quella sinistra né quella destra, perché cambia a me l'arma. Questo si gira, sì, lo so. Ah, ecco, freccia in su. Ok. Ah, sì, sì, l'ho trovata, grazie. Dai. Anche perché usare la l'elettricità con l'elettricità insomma. Adesso leggo, con calma che... Madonna santa! Vabbè. Ah, qua si nasconde, è vero. Aia.
L'ho sentito anch'io, sì. Aiuto. Dopo leggo, quindi non vi preoccupate, io leggo sempre, ma non adesso. Atreus, per favore, Atreus. Va pam bagno. Ti consiglio di usare l'ascia, fai più danni e poi si avvicinano a te quando attaccano. Ok, ci proviamo. Ma io avevo comprato la pietra lì da usare, ma non la usa mai. Che tasto devo fare per usare la pietra per tornare in vita? Perché lo vedo correre con la pietra in mano, ma non... Però devo dire che inizialmente sono stata anche brava senza l'ascia. Perché metà vita gliel'ho fatta. È stato dopo il problema. Ok, dai, riproviamo. Prendi l'ascia, non fare più una cosa del genere. Ah, giusto. Vieni. Eccola. Questo che mi preoccupa, quando fa quella roba lì che poi rompe le scatole in una maniera allucinante. L'ho sentito anche. No, mi sa che io mi trovo meglio con le lame del caos. Perché io ho tolto molto di più. Avevo veramente tolto molto di più prima. No, così non mi trovo. No. Quegli anelli a due mani devi pararli. Troppe cose devo fare con questa Valchiria. Provo a fare a modo mio. Ci provo un'altra volta a modo mio, sennò poi la Valchiria la farò un'altra volta. Tanto non ho fretta di farlo tutto al 100%. Allora, proviamo a fare come dicevo io prima. Dai. Allora, prima faccio così. Perché il mio problema non è tanto che arma usare. Il problema è che io ho una mira del cavolo. Quindi i metodi normali a volte con me non funzionano. La sinistra, arriva! Ah, non mi ero accorta che anche per terra sono le robe. Poi ho detto che usavo le lame, ma non riesco più a fargliele mettere. È vero che sono le frecce, però non me le metto. Boh, vabbè. È venuta! Che bella! Sì, che carina, si è avvicinata. Ma poi il personaggio è bella. Sta Valchiria, l'altra un po' di meno. Mi serve la salute. Niente da fare. Ecco, quadrato! Avevo detto che l'avevo comprata. Dov'è? Aia. Sì, vabbè, però dammi il tempo di fare le cose. Uffa. Non ti dà il tempo di fare le cose la Valchiria. Allora, cambiamo subito Atreus perché tutte le volte è un casino. Oh, allora.
Prima faccio con le lame e poi faccio come mi hai detto tu. Va bene, buonanotte. E grazie per essere, per averci fatto compagnia. Più l'aiuto che mi hai dato. Ok. Allora, proviamo così. Sì, vabbè, 500 combo c'ha questa. Tutto bene là dietro? Sì, vabbè. Così. No, non la uso un'altra volta. Quasi quasi vado avanti, poi la Valchiria la faccio un'altra volta. Perché secondo me devo potenziarlo di più. Vabbè, almeno ci abbiamo provato. Tanto so che è qua. Magari posso fare dei video a parte per le altre valchirie, vediamo. No, anche perché sennò sto qua tutta la sera a fare la valchiria. E questa non è per niente facile. Quella, la prima già era un po' diversa. Questa qua. Me lo ricordo come se fosse ieri sto posto. Ma perché mi mette i pugni? Ah. Oh. A volte mi mette i pugni. Dietro di te. Vabbè, non dico più niente. Ok, questo cos'è? Ymir, se sapevi che eravamo dei, perché hai tirato fuori quella storia che Odino ci avrebbe seguito per impedirci di arrivare a Jotunheim? Non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? Sì, in effetti. Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli e i suoi scopi sono... Basta parlare di Odino e della sua famiglia. Quello sì, ma qua i pugni sono meno forti delle armi, da quel che ho capito. Solo che a quanto pare a volte, anche se schiaccio la freccia che dovrebbe mettermi le lame, mi mette i pugni e vabbè. Destra! Fa niente. O sono io che magari li premo troppo velocemente, allora mi fa entrambe le cose. Non lo so. Corri.
che ha senso comunque che siano meno forti, altrimenti che servono le armi? Sì, no, infatti. Però non è che potevo battere la Valchiria a mani nude. Logicamente. Però quella è difficile da fare. Devo vedere come potenziare Kratos per farla, perché secondo me adesso non sono per niente forte per quella. Immagino qua sarà opera di Udino. Mancato. Posso salirci? No. Mi fa sempre ridere che Forzieri li sfascia invece che aprirli. No, infatti. Ah, questo non posso aprirlo, niente. Tu e mamma dicevate che gli dei erano cattivi, ma noi non qua possiamo, per scendere, ma non dobbiamo scendere. Né Freya. Gli dei Aesir sì che sono cattivi. E sai una cosa? Odino ha ragione. Siamo una minaccia per loro, perché li conosciamo e possiamo batterli. Beh, non tutti. Non ancora. Magli ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno di essersi messi contro di noi. Sta diventando un po' sbruffoncello, eh? Preferivo quando era più piagnucoloso. Eccolo qua. Thor ha incolpato me. Me. Per ciò che avete fatto a Magni. Mio padre mi ha chiamato codardo. Ecco. Direi che ha fatto molto di più. Vattene, o ci penseremo noi a finirti. Vi ucciderò. No. È sconfitto. Non serve ucciderlo. Lascialo lì così. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. Ho detto. Ah, no. Ancora con sta storia. Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. No, non funziona così, Atreus. È quello che ho detto a tua madre. Poco prima di scoparmela. Ecco. Che cosa hai fatto? È molto meglio di quello di mia madre. L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo. Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni. Sei segnato. Sì, praticamente sì, adesso. A uccidere, sì. Appena gli ha detto che fa parte degli dei, basta. Ma nessuno importava di lui, comunque. Che differenza fa? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai? Perché ne ha uccisi tanti. Modera, quel tono, ragazzo. Come ti pare? Questi due comunque litigano sempre, Adesso leggo. Attento alle spalle. Una volta mi sentivo in colpa ad ammazzarli. Pensa.
Ha solo sterminato l'Olimpo, che vuoi che ne sappia? No, appunto. Più che altro, allora, la differenza è che Kratos, nonostante abbia sterminato l'Olimpo, è sempre rimasto lo stesso, di carattere tutto quanto. Invece Atreus, da quando ha capito di essere un dio, è diventato un po' cattivello. Qua cosa c'è? Adesso te lo dico. Cos'è? Quadrato, quadrato, triangolo. Oh, no, lo quadrato è Atreus. Quindi già non funziona in partenza. Perché se premo quadrato è Atreus che usa le frecce. Ci ha trovato. Baldur non è lontano. Bene, devo dirgliene quattro. Ecco. No, non se ne parla. Mi occupo io di lui. Così lo ucciderai, perché facciamo questo ai nostri nemici. Perché anche lui ci ucciderebbe. Farò solo ciò che è necessario. Io c'è qualcosa? No. No. Per le lame, oh, allora. Triangolo non è perché arriva questo, aspetta. L1 e R2. Questi. Praticamente. Quindi immagino che si possa fare, ma con altri tasti. Qua non si può passare. Ah, sì, era solo per questo. Perché la L1 L2 è per il suo scudo e R1 R2 è per le armi. Sì, se lo colpisci però. Non c'è niente? No. L'ho preso. Sì. Proviamo. 1, 2. L1, L1, scusami, R1, R1, R2. Fa quello che ti ho fatto vedere. Questa stanza, ma dobbiamo salire. Sì, te l'ho detto. Sono altri tasti, ma alla fine è quello, più o meno. Solo che non devo usare troppo quella più forte perché non para. Se faccio troppo R2 Kratos non para più colpi. E R3 fa queste mosse qua. Hai dimenticato l'addestramento? Oh, parli con me? Eh no. Non ti piacesse il mio tono. Parli con me, no, con tua sorella. Che non esiste, tra l'altro. Vabbè. No. Questo. Calici trovati, 4 di 6. Ah, oh, buono. Va bene, adesso chiudiamo. Allora, fammi vedere se qua ho preso tutto. Quello si può accendere? No, ho sbagliato. Sì.
Va bene, dai, allora io intanto ringrazio tutte le persone che mi hanno seguito fin qui e ci vediamo venerdì con Assassin's Creed Black Flag, tanto penso che ormai siamo quasi alla fine di entrambi i titoli. E niente, ciao a tutti e grazie.